Gentilini. Allora, una parte espressamente dedicata al diritto connesso sui progetti di ingegneria. Torno al famoso schemone con i diritti e vi faccio vedere che i progetti di ingegneria sono anche loro nella colonna dei diritti connessi. Sono esattamente gli ultimi in basso, articolo 99. So che quelli che vedranno il video non lo leggeranno, però è qua. I diritti relativi ai progetti di ingegneria, dei lavori di ingegneria. Cosa che crea a volte ilarità e un po' di sfottò tra ingegneri e architetti. Perché? Perché l'architetto ha un diritto d'autore pieno e quindi ha un diritto morale, un diritto di produzione in senso pieno, cioè le due colonne principali. No, il Renzo Piano che ha fatto il Muse o il Calatrava che ha fatto il Ponte. Loro hanno un diritto che addirittura incide sulle fotografie che voi fate per strada alle loro, ai loro palazzi. L'ingegnere no. L'ingegnere viene considerato una figura dal punto di vista creativo minore, perché il suo intervento non è strettamente creativo, ma è più tecnico-ingegneristico. Infatti il requisito, che adesso vi faccio vedere, il requisito affinché scatti questo tipo di tutela non è la creatività, non è l'investimento, ma è il fatto che ci sia una soluzione a un problema tecnico. Lì lo vedete. Quindi, questo è l'articolo 99. All'autore di, della legge sul diritto d'autore. All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani, dei disegni, dei medesimi, dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza suo consenso. Quindi sono già due piani separati, attenzione. Uno è la riproduzione del progetto, cioè del pezzo di carta, che è quella che interessa probabilmente di più a voi come archivio e a voi per i progetti che... Nel momento in cui però da quel progetto non solo io me lo leggo, me lo consulto in archivio, ma sono un ingegnere e me lo riproduco perché faccio un ponte uguale, allora in quel caso c'è pure un diritto all'equo compenso affinché l'ingegnere che ha progettato sia in un certo senso remunerato per aver lui avuto questa soluzione tecnica. Poi adesso faccio l'esempio dell'ingegneria civile, ma potremmo farlo sull'ingegneria industriale ad esempio, no? Ingegnere meccanico o esperto di energia che ti progetta un sistema industriale, un impianto industriale, IDEO, sono dei progetti molto molto complessi dal punto di vista tecnico e che hanno questo tipo di tutela. Però attenzione che per esercitare questo diritto, l'autore, il diritto al compenso, l'autore deve inserire sopra il piano o il disegno una dichiarazione di riserva, cioè tutti i diritti riservati, mi riservo una classica dicitura, ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le norme stabilite dal regolamento, cioè dal regolamento attuativo della legge. Cioè c'è presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un archivio, un registro presso cui si depositano, presso cui, infatti anche me sono andato a cercarmi se effettivamente venga ancora fatto. Formalmente c'è, poi se volete vi faccio vedere. Quindi il diritto a compenso previsto in questo articolo dura 20 anni dal giorno del deposito prescritto dalla norma, dal secondo comma. Quindi anche qua vedete, i 20 anni non scattano dalla morte di qualcuno, ma scattano dalla data della registrazione dell'opera. Come avviene per le foto? Per le foto è dallo scatto e qua dalla registrazione. Niente, nel senso che sui lavori di progetti di ingegneria adesso, se volete, andiamo a ruota libera, perché tra l'altro sì, siamo giusti. Cioè, quindi io in realtà ho concluso la lezione come l'avevo pensata. Confido di avervi tra i miei contatti sia Twitter che Facebook, soprattutto appunto la pagina Facebook, non il mio profilo, così rimaniamo aggiornati anche per altre iniziative. E vedete, questa è la licenza, come vi dicevo, Creative Commons Share Alike, e le slide le trovate già su Slash Share, quindi se volete poi vi do il file, cioè do loro il file se le volete come file, ma le potete già scaricare da Slash Share. Ok? E sono a disposizione adesso, però abbiamo ancora tempo per un po' di chiacchierate, un po' di commenti. Il video sembra che sia venuto tutto bene, quindi lo vedremo a breve.